Ora, da questo secolo decimonono domenica 24 dicembre 2023. Scusate, tutto unto e bisunto, l'unto del Signore. Abbiate pazienza, ma la dita fa solo questo. Natale, è qui la festa. Presepe, ma non deve mai essere un obbligo. Maurizio Maccioli. Credo che loro ricordino questo è il 25esimo che passa il Natale. Un luogo è un presepe. C'è una lunga e appassionata storia tra me e il teatro presepiale. So bene che Gesù di Nazareth non è nato nel solstizio d'inverno. Stagione assai poco propizia per i censimenti al tempo dell'imperatore Augusto. Come so che la decisione di far nascere in questo tempo sono turbati i cristiani che rubarono così ai pagani la ricorrenza più popolare dell'inverno, quella del sole invitto. Quando l'astro vince la sua battaglia contro le tenebre, e le giornate cominciano ad allungarsi. Come so che l'imperatore Costantino, santo padre degli apostoli per le chiese d'Oriente, che fece del cristianesimo di fatto una religione di Stato, era molto poco cristiano e molto affezionato al culto del Dio Sole. Ma questa è tutta roba passata e ininfluente. Ci sta bene, benissimo. Che il Cristo sia nato assieme al Sole, la sua venuta, e non solo per i cristiani, è stato un lampo di luce, che nonostante gli immani sforzi delle capziosità dottrinarie e delle orpellerie, delle simonie e delle inquisizioni, e infine dei contemporanei fautori di un cristianesimo senza Cristo, è ancora lì che si accende. Nel mio presepe, mi vanto ogni anno di costruire sempre con una diversa coreografia, un paesaggio sempre nuovo, la natività è comunque sempre messa a discosto. In qualche angolo difficile da trovare alla prima occhiata. Gesù lo troverà chi davvero lo vuole cercare. A me piace molto come racconta il Natale di Gesù, la sura coranica di Mariam. Maria cacciata dal suo villaggio perché è incinta di uno sconosciuto che si ritira nel deserto e la partorisce appoggiata a una palma. Con solo l'arcangelo che fa maturare i datteri per nutrirla e scorrere un ruscello ai suoi piedi che dolci. Perché si lavi lei e lavi il bambino. È così che nascono i profeti. Che sia una stalla, che sia il deserto, comunque in solitudine. E di regola in solitudine muoiono, e così è stato per Gesù, giustiziato intanto perché i suoi discepoli se le erano date a gambe levate. E se non fosse stato per una donna, una prostituta, unica a restare assieme a sua madre, unica ad avere il coraggio di sfidare il potere, non saremmo qui a raccontarcela a 2023 anni dalla sua nascita. Detto ciò, il mio presepe non è opera teologica, e nemmeno un ossequio alla tradizione francescana, il presepe di Francesco d'Assisi. Era poverissima cosa, come tutto quello che era e faceva, ma semplicemente e intensamente, un gesto di ingenua fede nell'umanità. E così costruisco il modellino di un mondo dove tutto è immobile armonia. Dove
Ogni cosa, ogni umano, ogni animale, è albero, è roccia, è ruscello. Tutto trova un suo posto, tutto ha una parte che lo esalta, tutto è in equilibrio. E non dico per dire, certe mie costruzioni sono così ardite che basterebbe un gesto poco attento per far crollare l'universo intero, ma non succede perché chi gli si avvicina. Mi fa molto piacere che il mio presepe riceva visite. Sembra capire e non alito, persino i gatti di casa sanno frequentarlo, scusate, senza smuovere una sola pecorella. A proposito, ci ha messo su negli anni un grande gregge di pecore, un lungo sciame che attraversa deserti e villaggi, e ci sono anche i lupi, tre splendidi esemplari, ma sono lì in perpetuo agguato, e nel mio presepe non avranno mai le fauci sporche di sangue. Lo capisco che è un'ingenuità piuttosto vicina alla stupidità. Scusate, lo capisco che è ingenuità piuttosto vicina alla stupidità, che la mia costruzione di un mondo perfetto è solo cartapesta, argilla, colori dipinti, ma per le 2 settimane in cui il sole transita da soccombente a trionfante. Mi dà una gran gioia e vedo che un poco ne dà anche a chi se lo guarda. Eppure quest'anno avevo deciso di non farlo, prima volta dopo decenni. Non me la sentivo di mettere in scena il mio mondo, quando l'altro mio mondo, il mio e il vostro, quello fatto di carne viva, sta grondando di sangue. Ma vedo che ormai sono diventato un papista. Ha ragione Papa Francesco, questo è un altare di dolore, Betlemme è vuota e spenta. Migliaia di bambini Gesù sono morti, ammazzati, Erode il Grande sta facendo il suo lavoro. Come potrei mettere in scena la mia favola piena di dolcezza? E invece alla fine, ben oltre la data canonica dell'8 dicembre, ha vinto la tenerezza, la stupida, ingenua tenerezza che mi fa pensare contro ogni logica che non tutto sia perduto. E ha retto ancora una volta il presepe, e questa volta davvero ardito. Si innalza la montagna lassù fino al cielo, e tutto è abitato. Ogni più piccola scoglia è un fratto e abitato. E il neonato è ancora da qualche parte da scoprire, è davvero una bella costruzione. Lo dicono tutti i visitatori, e questa sera, scusate, a cena decideremo se abbatterlo, se farlo saltare in aria, ma abbiamo appena saputo. In ritardo, perché in questi giorni evitiamo di essere troppo al corrente delle cose del mondo. Che c'è intenzione da parte di membri del Parlamento, facenti parte del governo, di rendere il presepe obbligatorio proprio loro, che Gesù non lo troverebbero nemmeno se ci dovessero inciampare sopra. E questo è troppo, è davvero troppo. Una veduta aerea delle case sommerse dall'acqua a Budrio, il 17 maggio del 2023. Ansa, Max Cavallari. Alla prossima.